Allora, siamo con Mister Perrone della Garibaldina, un esordio non positivo dei suoi attacchi contro una squadra che soprattutto nel primo tempo ha creato molto difficoltà alla sua formazione. Poi siete usciti nella ripresa, l'espulsione poi ha condizionato notevolmente il corso degli eventi. Diciamo che sono un po' opposto, cioè nel senso che nel primo tempo abbiamo subito gol su una ripartenza, su un nostro calcio d'angolo, una valutazione data da parte dei miei giocatori. Nella ripartenza abbiamo subito gol perché noi sapevamo bene che gli amanti dell'Agri erano tutti veloci, ragazzi di colore davvero velocissimi e tecnici. Poi però abbiamo più volte sfiorato il gol, diciamo che un po' per bravura degli avversari, per disattenzione dei nostri attaccanti, che siamo stati un po' superficiali sotto porta, ma non siamo riusciti a segnare. Poi il secondo tempo la partita ristagnava in equilibrio, poi abbiamo preso gol sul calcio d'angolo molto bravo, il numero 9 a staccare bene di testa e a fare un bel gol, un bel giocatore, il numero 9 dell'Acri, e poi dopo l'espulsione del nostro giocatore un po' ingenuo. C'è qualcosa però sul quale lavorare? Una formazione, quella della Garibaldina, molto ordinata, molto messa bene in campo. C'è però qualcosa su cui lavorare? Magari qualche disattenzione di troppo, mister? Sì, diciamo che la nostra è una squadra un po' che io non amo, non amo cercare attenuanti. È una squadra che era un po' deficitaria in alcuni elementi, che purtroppo per vari motivi erano assenti. Si mancava Fazio anche, se non sbaglio. Sì, mancava Fazio. Passando questo iniziando, comunque c'era poi da Verna, è un altro anno, diciamo, prescindere da questo, siamo stati un po' ingenuo nella lettura di alcuni momenti della partita, ed è lì che Vanni, diciamo, è stato bravo a fare sia il primo gol che il secondo gol, chiudendo la partita, lì siamo stati poco bravi, però per questo come lettore la ringrazio, che ha visto una squadra ordinata, che ha provato a stare in campo in un certo modo, però il campionato è appena agli inizi. Campionato agli inizi, ovviamente le squadre, le varie squadre da qui alle prossime giornate si conosceranno anche per quanto riguarda i nuovi giocatori che giocano in questo campionato. La Garibaldina che tipo di campionato secondo lei farà? Bella domanda. Cioè, questo io vedo un campionato molto livellato, cioè difficile trovare squadre in difficoltà in questo momento, anche chi lo era inizialmente adesso sta recuperando con una pista importante, vedi il Cassano, il San Felice sta aggiustando, altre squadre pure, lo vedo molto livellato, quindi sarà importante stare sul pezzo partita dopo partita, e lì che cercheremo di capire dove la Garibaldina potrà arrivare. Abbiamo restato che l'obiettivo da sempre della società è quello di cercare di salvarsi il prima possibile, non abbiamo altri obiettivi particolari. Perfetto, grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi.